Buon pomeriggio a tutti, siamo di nuovo insieme con Ten to Ten, 10 domande lampo a scrittori e sognatori. La rubrica a cura dell'assessorato alla cultura della città di Casale Monferrato. Io sono Paola Casulli e questo pomeriggio abbiamo con noi una scrittrice, niente poco di meno che dal Portogallo, in linea dal Portogallo. Ciao Licia! Ciao Paola, grazie mille, ciao a tutti quelli che ci ascolteranno. E sì, sono dal Portogallo, anche se in realtà sono di Casale, quindi. Licia Allara, due note su di lei, piemontese appunto, sposata con 3 figli, ha vissuto in diversi paesi europei, attualmente abita a Cascais, si dice Licia Cascais, Cascais, sì, questa in Portogallo, esatto. e collabora con una piccola Onlus italiana, adora il tennis e le onde dell'oceano. Bene, abbiamo in serbo per te 10 domande lampo micidiali. No, sei pronta? Benissimo. Prontissima. Prima domanda, Licia: supereroi Batman o Joker? Allora, partiamo malissimo, malissimo, perché io i supereroi non sono molto molto impreparata. Ti rispondo con un terzo, che è l'ultimo supereroe di cui mi ricordo e che peraltro in cui mi riconosco anche un pochino. Te lo ricordi, Paperinik? Madonna. Mascherato, fantastico, no? Che faceva un disastro dietro l'altro. È lui, Lui. ok. Questa è lunga. Attenzione, Stephen King dice: scrivere è un po' come il sesso quando si invecchia. Cominciare diventa ogni giorno un po' più difficile, ma quando hai cominciato non vorresti mai finire. Cosa ne pensi? Ma soprattutto riguardo al sesso. Vabbè, noi siamo ancora giovani. Insomma, penso che sia una domanda molto impertinente da porre a una ultra cinquantenne, ma detto questo, sì, scrivere, poi la metafora ognuno la prende come vuole, è vero che è difficile cominciare ed è sempre più difficile incominciare quando smetti per un po', quindi c'è sempre queste ore, magari anche giorni, no? In cui fai fatica a riprendere il filo. Però è vero che quando riparte la magia vorresti che non finisse mai, quindi penso che la soluzione è quella di non smettere, di essere molto In tutti i costante. sensi. Terza domanda: che animale sceglieresti come avatar? Oddio, possiamo fare un ibrido? Oddio, Un ibrido, tra un gatto, un po' sornione così, e una scimmia oh mio Dio. curiosa, dispettosa, non lo so, piacerebbe essere una via di mezzo tra shakerarli un attimo, vedere cosa viene fuori. È un avatar, dai, facciamo il corpo da scimmietta e il musetto da gattino. I baffi, le orecchiette magari, non lo so, da gatto, sì, Sì, va bene. gattini. Quarta domanda, Licia: cosa sta diventando sempre più socialmente inaccettabile? Questa è una domanda seria. Io penso che forse la cosa più inaccettabile in questo momento è questa assuefazione da overdose continua di contenuti, e che secondo me è responsabile del fatto che ci siamo un po' abituati a tutto, no? Quindi ci siamo abituati a leggere di un femminicidio al giorno, di leggere di gente che muore in mare piuttosto che in mezzo alla neve, in mezzo ai boschi, piuttosto che di leggere commenti anche a post normali che io credo solo qualche anno fa non ci saremmo mai potuti immaginare, no? Che qualcuno osasse scrivere delle cose così. Eppure, tutto sommato, ci siamo abituati, no? Quindi l'indignazione, se c'è, dura un secondo, scrolliamo, passiamo dal femminicidio al Grande Fratello e questo penso che sia la cosa in questo momento per me più inaccettabile e di cui non vedo sinceramente tanto la soluzione.
In quale periodo storico la donna, secondo te, ha indossato la moda più bella? Secondo me nell'Ottocento, vai, se parliamo di bello. Anche per me. Sì, cioè questi vestiti che facevano bella chiunque, no? Probabilmente è stata la moda più scomoda della storia, perché stecche di balena, queste gabbie di ferro sotto le gonne, terribili. Però da un punto di vista estetico, secondo me, è irraggiungibile. Se potessi sostituire la stretta di mano come saluto, con quale nuovo interessante saluto la sostituiresti? Con una strofinatina di naso. Lo fanno, eh? Credo che siano i Maori, se non sbaglio, non vorrei dire una stupidaggine, ma c'è una popolazione, una cultura in cui si salutano strofinandosi il naso. E in questo Poco momento Covid. Covid, secondo me, è un sogno, questo avvicinarsi è fantastico. Licia, Atlantico o Pacifico? Sarebbe bello poter dire entrambi. Sull'Atlantico ci vivo, lo adoro. Sono dei posti, delle atmosfere, una luce che ho visto anche il Pacifico, ma che non, io non ho mai visto da nessuna parte, la luce che dà l'oceano qua. Però è inusufruibile, nel senso che tu entri dentro col piedino e il ghiacciolo è freddissima e quindi non si può usare, quindi forse Pacifico perché è un po' più caldo, magari lo godi di più, non solo da un punto di vista così di pura estetica, di puro godimento visivo. Una calda minestra di verdure, parmigiano dentro, sì, no. Assolutamente no, visto. Potrei morire, no, minestra tutte le sere, quintali di parmigiano, perché lo adoro, ma assolutamente separati, no. Ah, ok, va bene. Quale app del tuo telefono usi di più? Questa è facilissima, WhatsApp. WhatsApp ti tiene in contatto col mondo, fa la famiglia, sai, noi siamo un po' sparsi in giro dappertutto, è bellissimo perché lo usano anche i miei genitori, lo usa mia zia, che comunque, quindi generazioni, cioè da mio figlio che ha già 18 anni, non diciamo l'età dei nonni perché non è bello, però no, bello, ha accorciato tantissimo le distanze, io lavoro con l'Africa e comunicazioni che fino a 4-5 anni fa, quando ancora i costi erano alti, erano faticose, adesso sono diventate quotidiane, quindi bellissimo. Allora, Licia, ti saluto con l'ultima domanda. Che cosa hai in tasca in questo momento? Oddio, non ho le tasche. Non ho le tasche, però se le avessi, facciamo così, se avessi le tasche, sai cosa mi piacerebbe avere in tasca? Dai. Non so se lo facevi anche tu, quando ero piccola, tutto l'inverno, dall'autunno, poi tutto l'inverno, io avevo in tasca una castagna, dai, perché mi dicevano che teneva lontano il raffreddore, no? E quindi avevi questo bell'oggetto liscio che faceva anche un po' da, sai, le palline antistress. Per cui avevo questa castagna in tasca che era un po' un talismano contro gli acciacchi invernali. E così mi piacerebbe avere una castagna. ecco, sì, io l'ho fatto, adesso che mi ci fai pensare, ma con esiti disastrosi, perché mio papà mi regalò un piccolo melograno, un frutto di melograno l'anno scorso, ho messo via il cappotto, l'ho ripreso adesso e ci ho trovato praticamente una chiazza, una caramella appiccicosa, ho detto vabbè, basta, preferisco gli scontrini, ahimè, più banali. Bene, noi abbiamo terminato, ti ringrazio, ma volevo che tu ci ricordassi l'appuntamento di domani. Molto volentieri, domani mattina alle 11
Ci troveremo con Paola ancora per chiacchierare un po' sul mio libro, Lettera alla sposa, e su tutto ciò che a Paola verrà in mente di chiedermi. Quindi faremo una chiacchierata e ci piacerebbe molto che voi ci foste. Okay. Quindi domani, ore 11, sulla pagina di Un cappuccino tra le righe, ma in contemporanea sulla pagina del comune di Casale Monferrato, Licia Allara ci parlerà del suo libro di esordio. Benissimo, allora ci vediamo domani mattina su E Facebook. noi con Tentu Ten ci Grazie vediamo alla prossima. Ciao, ciao Licia, mille. Grazie mille, grazie. ciao Paola. Ciao. Grazie, ciao.